Facciamo una cosa, io mi dimentico di tutte le vostre false accuse, faccio finta che non sia successo niente e continuo il mio lavoro come ho sempre fatto, che ve ne pare? Tu non devi fare altro che raccogliere tutte le tue cose e andartene di qua. Non ti voglio vedere un minuto di più dentro questa ambasciata, Victor. Io sono sicuro che nell'ambasciata sta accadendo qualcosa di terrificante. No, il peggio deve ancora venire, aspetta che vada là. Allora torniamo a casa, evviva! C'è poco da essere contenti. Se dovrò tornare in quella casa conoscerete la vera Selina. Vi renderò la vita un inferno. Anch'io sto male in questo momento. Non mi puoi lasciare solo con Andy. Non puoi sistemare le cose con Lola domani? Ma stai scherzando? No, per favore, sto per perdere la testa. Non vorrei fare qualche sciocchezza. Lo spero proprio che tu non faccia sciocchezze. Va tutto bene? Mi sento sola in questa casa enorme, non so. Ma se sono tornati tutti, non sei da sola? No, tutti tranne uno. Orazio! Ah, Corvo, piccolo mio, sei tornato, fatti vedere. Non è partito, è incredibile. È la cucina? Sì. No, non sono partito. No, e le assicuro che non è stato facile, Lupe. Per ora sì. Ora parto, sto partendo. Me ne vado definitivamente. Ma dove va? Me ne vado. Corvo! Orazio! Che ci fai qui, Victor? Se ti vede Tomas è la fine, non lo capisci? Non mi scoprirà, sta tranquilla. Sei venuto a prendermi in giro. Non ti è bastato aver permesso a Nicolas di rovinarmi il viaggio? Non sei ancora soddisfatto? Hai fatto tutto da sola. Non sei riuscita neanche a trattenere il tuo maritino nell'aereo. Ma per favore. Ho avuto tutti contro. Io ti amo. Non mi importa. Non mi interessa. Ormai tu sei sposato con un'altra. Nini, io devo sapere se mi ami. Per me è importante. Ma per me no. Non ne voglio parlare. Sofia è la mia ex, capisco che tu possa essere gelosa, ma non la conosco, è appena arrivata, non so niente di lei. Non ti sembra di esagerare? Sì, è vero, forse sto esagerando, però io sto male. Ti prego, non andartene, per favore, resta qua. Noi due dovevamo cominciare una nuova vita lontano da tutti, ma come sempre hai finito per cambiare idea. Non potevi consultarmi, chiedermi che cosa ne pensassi, no? Tanto faccio sempre quello che dici tu. No! Io sono stanca di essere trattata così, Tomas. Ma insomma, si può sapere che cosa vuoi? A partire da ora le cose dovranno cambiare. Dovranno cambiare? Sì. Questo lo stai dicendo perché ora sei mia moglie e siamo sposati? Fammi capire. No, te lo sto dicendo perché Cecilia è mia figlia e come madre ho diritto a decidere dove voglio che viva. E che ti piaccia o no, tu lo devi accettare perché altrimenti... Altrimenti che cosa, Selina? Mi stai minacciando? Perché Nini sia felice, deve incontrare l'uomo che realizzi i suoi sogni. E per farlo deve dimenticarsi di lei. Ma come può dimenticarsi della persona che ama se ce l'ha di fronte tutti i giorni? Allora devi pensare a un piano B. Non capisco perché mi dai tanti consigli. Anche se io domani diventassi il grande amore nella vita di Tomas, non tornerai mai all'ambasciata. Sei sicura di questo? Io voglio stare con te in qualunque parte del mondo, capisci? Io ti amo. Ma evidentemente io non sono una delle tue priorità, non lo sono più. Che cosa stai dicendo? Perfino Cecilia capisce che tu anteponi Nini a me. Io sono qui per l'interscambio studentesco. Chue è a casa mia e io sono venuta qui. Tu sei Chama? No. Chama è una persona molto speciale, not like him. Juan Esposito, a tua disposizione. Per qualunque cosa io sono sempre qua. Non ti devo spiegare niente, ricordati che Cecilia è mia figlia. Fossi in lei cambierei atteggiamento perché mi fa troppa rabbia che la tratti così. Che cosa dici? Cecilia ha bisogno di essere amata e se lei non la tratterà bene allora dovrò raccontare a suo marito quello che ha fatto e non credo che ne sarà contento. Come? Dirò tutto perché sono stanca. Ehi, calma, che c'è? Che succede? Perché litigate?